trova di fronte al Tempio di Gerusalemme e prende spunto dalle espressioni di ammirazione della gente per la bellezza del santuario e delle sue decorazioni. Allora Gesù dice: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Possiamo immaginare l'effetto di queste parole sui discepoli di Gesù. Lui però non vuole offendere il Tempio, ma far capire a loro e anche a noi oggi che le costruzioni umane, anche le più sacre, sono passeggere e non bisogna riporre in esse la nostra sicurezza. Quante presunte certezze nella nostra vita pensavano fossero definitive e poi si sono rivelate effimere. D'altra parte, quanti problemi ci sembravano senza uscita e poi sono stati superati. Gesù sa che c'è sempre chi specula sul bisogno umano di sicurezze. Perciò dice: badate di non lasciarvi ingannare, e mette in guardia dai tanti falsi messia che si sarebbero presentati. Anche oggi ci sono. E aggiunge di non farsi terrorizzare e disorientare da guerre, rivoluzioni e calamità, perché anche esse fanno parte della realtà di questo mondo. La storia della Chiesa è ricca di esempi di persone che hanno sostenuto tribolazioni e sofferenze terribili con serenità, perché avevano la consapevolezza di essere saldamente nelle mani di Dio. Egli è un padre fedele, è un padre premuroso che non abbandona i suoi figli. Dio non ci abbandona mai, mai. E questa certezza dobbiamo averla nel cuore. Dio non ci abbandona mai. Rimanere saldi nel Signore, in questa certezza che Lui non ci abbandona mai, camminare nella speranza, lavorare per costruire un mondo migliore nonostante le difficoltà e gli avvenimenti tristi che segnano l'esistenza personale e collettiva, è ciò che veramente conta. È quanto la comunità cristiana è chiamata a fare per andare incontro al giorno del Signore. Proprio in questa prospettiva vogliamo collocare l'impegno che scaturisce da questi mesi in cui abbiamo vissuto con fede il giubileo straordinario della misericordia, che oggi si conclude nelle diocesi di tutto il mondo con la chiusura delle porte sante nelle chiese cattedrali. L'anno santo ci ha sollecitati da una parte a tenere fisso lo sguardo verso il compimento del regno di Dio e dall'altra a costruire il futuro su questa terra lavorando per evangelizzare il presente, così da farne un tempo di salvezza per tutti. Gesù nel Vangelo ci esorta a tenere ben salda nella mente e nel cuore la certezza che Dio conduce la nostra storia e conosce il fine ultimo delle cose e degli eventi. Sotto lo sguardo misericordioso del Signore si dipana la storia del suo fluire incerto e del suo intreccio di bene e di male. Ma tutto quello che succede è conservato in Lui. La nostra vita non si può perdere perché è nelle sue mani. Preghiamo la Vergine Maria
perché ci aiuti attraverso le vicende liete e triste di questo mondo a mantenere salda la speranza dell'eternità del Regno di Dio. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a capire in profondità quella verità. Dio mai abbandona i suoi figli. Angelus Domini, nunciabit Mariae. E concepite te Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domine. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es os nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, in questa settimana è stato restituito alla devozione dei fedeli il più antico crocifisso ligneo della Basilica di San Pietro, risalente al XIV secolo. Dopo un laborioso restauro, è stato riportato all'antico splendore e sarà collocato nella Cappella del Santissimo Sacramento a ricordo del Giubileo della Misericordia. Si celebra oggi in Italia la tradizionale giornata del ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro umano. Mi associo ai Vescovi nell'auspicare che la Madre Terra sia sempre coltivata in modo sostenibile. La Chiesa è accanto con simpatia e riconoscenza al mondo agricolo ed esorta a non dimenticare quanti in varie parti del mondo sono privi dei beni essenziali come il cibo e l'acqua. Saluto tutti voi, famiglie, parrocchie, associazioni e singoli fedeli, che siete venuti dall'Italia e da tante parti del mondo. In particolare saluto e ringrazio le associazioni che in questi giorni hanno animato il giubileo delle persone emarginate. Grazie per questo lavoro di aiuto. Grazie tante. Saluto i pellegrini provenienti da Rio de Janeiro, Salerno,
Piacenza, Veroli e Acri, come anche il consultorio La Famiglia di Milano e le Fraternità Italiane dell'Ordine Secolare Trinitario. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.